È lei la regina indiscussa delle manifestazioni culinarie isolane. 28esima edizione per la Sagra della Pecora Bollita di Ploaghe, un rito collettivo che coinvolge ogni anno sempre più appassionati degustatori della prelibatezza, simbolo della cultura gastronomica sarda. Uno stadio illuminato a giorno per accogliere oltre 4.000 avventori, numeri da record, come sottolinea il sindaco di Ploaghe, Francesco Baule. Beh, sono numeri strabilianti, io credo oggi registriamo una presenza di circa 4.000 persone, un numero sempre maggiore che testimonia, diciamo così, della qualità, della bontà, dell'organizzazione di questa sagra che compie 28 anni della sua storia. Migliaia di visitatori, musica e tanto cibo. Si mangia dappertutto. Per forza. Non è per niente, ma non si trova a posto, bisogna venire da presto. Quante pecore avete cucinato? 130. Di più, un'area che sono fatto. 130. Non sono abituato a dire barzellette. 5 quintali di patate, 5 quintali di cipolle. Com'è cambiata la sagra? È cambiata sempre in bene, sempre siamo partiti con 10 pecore, adesso siamo a 130. Un biglietto d'ingresso per carne e verdure, tutto cucinato e servito direttamente alle lunghe tavolate dai volontari del comitato organizzatore guidato da Filippo Pluchino, che comprende associazioni e allevatori della zona. E senza delle associazioni e senza il comitato degli allevatori noi non faremo veramente niente. Quindi è grazie a loro, grazie a questa generosità, a questa azione di volontariato che riusciamo a concretizzare questo grande successo. Una macchina perfetta per una tradizione ferragostana legata alle festività dei candelieri, che anche qui celebrano il culto della Madonna Assunta e, dopo le abbondanti libagioni, le danze scatenate.